L'ospedale Borsalino di Alessandria ha al centro di una 2 giorni per valorizzare l'eccellenza di questo presidio, unico in Piemonte e interamente dedicato alla riabilitazione polifunzionale. Un'occasione per riflettere sul ruolo delle medical humanities nel contesto riabilitativo, con convegni, iniziative sportive e culturali aperte a tutta la cittadinanza. Riteniamo importante che in una fase anche di ripresa post-pandemica la staticità dell'offerta del presidio Borsalino sia non solo riportata all'attenzione del territorio, ma venga fatta conoscere in rapporto a quelle che sono le sue potenzialità. Potenzialità importanti soprattutto perché oggi è interessata da un investimento dal punto di vista tecnologico, perché rappresenta un unicum sul panorama non solo della provincia di Alessandria, ma del territorio regionale, e perché soprattutto oggi evidenzia una capacità di attrazione dal punto di vista dell'offerta sanitaria tale da garantire sostanzialmente un 30% delle attività erogate a residenti addirittura fuori regione. Allora, il momento di oggi, unitamente alla giornata di domani, che sarà in effetti un po' più informale e molto aperta alla popolazione, ecco, noi riteniamo che rappresentino due facce di un percorso che oggi costituisce un punto di riferimento importante per l'attività dell'azienda ospedaliera. Quello che voglio ringraziare in particolar modo è il personale del comparto di questo ospedale, cominciando da quelli che fanno le pulizie, dagli OS, dagli infermieri, i coordinatori degli infermieri, i medici tutti, che hanno contribuito, nonostante il lavoro, il pressante lavoro, alla realizzazione di questa giornata. In fondo questo è un ospedale dove c'è tanta sofferenza e questa sofferenza dobbiamo cercare in qualche modo di alleviarla. Dobbiamo cercare di aiutare i nostri pazienti, oltre che con la clinica, oltre che con la riabilitazione neuromotoria, anche con le medical humanities, per rendergli l'ospedalizzazione più umana possibile. A riconferma della vicinanza di tutta la comunità al Borsalino, le tante autorità presenti e i numerosi benefattori ringraziati in questa occasione. Questa è una struttura d'eccellenza con una riabilitazione di secondo o terzo livello, quindi di alta complessità, ed è davvero un orgoglio per noi perché sappiamo l'attività che svolge e quindi è più che giusto essere in questa giornata, in questo Borsalino Day.